Potrebbe, dovrebbe essere rivolto
qualsiasi uomo la richiesta di poter conoscere e incontrare Gesù, tanto più a noi sacerdoti e ministri del Vangelo. A questo dovrebbe essere dedicato principalmente, cioè a portare e incontrare Gesù, il nostro tempo e le nostre energie. Ricominciamo con te. Alla
Papa Fernando Arcone così scrive: Benedetto XVI, Pontefice Massimo, che approva, che aderisce con animo lieto alle richieste a noi presentate, dalle quali veniamo a sapere che tu sei meritevole per l'impegno profuso nei confronti della Chiesa Cattolica e della sua missione, per esprimere la nostra evidente testimonianza di benevolenza, elegge, istituisce e dichiara solennemente te, Rosanna Bottolina, dama dell'Ordine di Santo Silvestro Papa.
sta preso. Diciamo non me l'aspettavo. Sono Naccari, allora congratulazioni per la onorificenza appena avuta. Grazie. E che non solo sua ma di tutta la comunità, perché insomma sappiamo che tanti anni che lei si impegna, insomma, sì, è un po' un dovere di ogni buon cattolico, di ogni buon cristiano, di ogni buon cattolico di servire la Chiesa in ogni modo, insomma. Se poi è stato ritenuto che questo mio servizio meritasse questa onorificenza, si è fatta la volontà di chi l'ha proposto, di chi me l'ha data. Io sono quello di prima e continuerò così. Grazie signor Naccari. Prego. Allora, signora Rosana, congratulazioni della sua dell'onorificenza che le hanno appena dato, che di tutta, insomma, tutta la parrocchia, tutta la diocesi. Cosa si sente? Cosa si sente di dire? Mi sento di dire che non sono degna, ma molto riconoscente al vescovo, ai sacerdoti, alla comunità di Sant'Andrea, a tutti quelli che mi hanno aiutato a arrivare fino qua, agli amici dell'Azione Cattolica, agli amici del MEIC, a tutti quelli che, agli insegnanti di religione, tutti quelli che mi hanno aiutato a arrivare a questo traguardo. Complimenti ancora, grazie. Grazie.